Ragazze, benvenute o bentornate a tutte nel canale. Oggi continuiamo a parlare di preferiti, ma questa volta preferiti make-up dell'ultimo periodo. Un tripudio di palette, prodotti novità per il viso, quindi inizierei subito partendo proprio dal viso. Ovviamente vi mostrerò quello che nel mese di febbraio e marzo mi hanno accompagnata e quindi di cui questi prodotti mi sono innamorata e assolutamente voglio mostrarveli e partirei proprio dai fondotinta della linea di Lancôme, Diego Della Palma e un ripescato che mi ha accompagnato nel mese di febbraio, ma che non mi dilungherò tantissimo, Dolce & Gabbana Le Lift. Eccoli qua, io ovviamente ho i tester perché i brand mi mandano i tester per averli e sono questi tre. Non mi dilungherò su Dolce & Gabbana, un fondotinta che rivela la luminosità del viso, un fondotinta liftante, ha un fattore di protezione 25, io ho la colorazione 80 cremi ed è un fondotinta che stende i tratti e dona un'estrema luminosità. Fondotinta della linea Nudissimo di Diego Della Palma, l'ho consigliato sia nei pacchi sia alle mie clienti, lo avete visto in applicazione, è un fondotinta che dona un aspetto compatto ma luminoso, ha un'ottima tenuta durante la giornata, ovviamente io avendo la pelle mista vado sempre a utilizzare la cipria, non potrei non applicarla ed è un fondotinta pelle su pelle ma stratificabile, mi è piaciuto moltissimo perché ha una consistenza sottile ma allo stesso tempo coprente. Io utilizzo il 245 Neutral. L'altro che mi ha accompagnato da fine febbraio per tutto questo mese, ovviamente a parte i ripescati del mese che poi vedrete, è il Tintidoll Ultra Wear Nude, questo fondotinta che fa parte della famiglia dei Tintidoll. Non c'è un fondotinta di questo brand che non mi piaccia, il Tintidoll classico, il Tintidoll Stick. Questo nuovo che è arrivato è un fondotinta sottile, sottile ma coprente, un po' meno oserei dire di Nudissimo di Diego Della Palma. Può essere utilizzato durante la giornata anche come ritocco, ha una coprenza leggera, ha un fattore di protezione addirittura 19 che protegge da quelli che sono gli agenti UV durante la giornata e quindi contro l'invecchiamento ed è un fondotinta oserei dire impalpabile, sottile ma comunque ha un'ottima tenuta. Io utilizzo sempre la colorazione la 03, che è un fondotinta che appena ma appena un velo si ossida, però è un fondotinta veramente meraviglioso. Restando in tema viso, questo mese è stato il mese non solo di una riscoperta che non mi dilungherò, che è la loose powder di Sensai, una cipria impalpabile, una cipria di un'estrema idratazione e luminosità, una cipria che si può utilizzare su qualsiasi fondotinta voi andate ad utilizzare, una cipria che si può utilizzare come baking, una grandissima cipria perché è comunque una cipria che contiene il fibroina della seta, quindi non disidrata, la può utilizzare una pelle anche la più secca, la più asciutta ed è una cipria che quando io la vado a far utilizzare alla scuola veramente il viso cambia da così a così, ma non voglio dilungarmi come questo prodotto che io sto letteralmente amando ed è l'Ivory Gold, la Poudre Lumière di Chanel, questa polvere che è una cipria veramente luminosa, eccola qui, che io vado ad utilizzare per tutto il viso, dona proprio un aspetto luminoso, eccolo qua, non so se lo riuscite a vedere, un aspetto luminoso, cangiante, iridescente che io vado ad utilizzare per tutto il viso e dopo vado ad utilizzare il blush se voglio un effetto naturale oppure lo vado ad applicare al di sopra del blush, ma l'avete vista anche in applicazione, ha tutte queste micro perlescenze, micro glitter veramente molto piccoli che la particolarità è che non si insinuano in quelli che sono i segnetti di espressione e quindi devo dire
mi piace moltissimo e irradia luce, quindi anche quando vi muovete c'è un po' di luce, ma batte in maniera naturale. Questa cipria è una cipria che non solo un po' opacizza, ma vi illumina. Quindi io le vado ad utilizzare anche molto spesso miscelate insieme, prima la cipria di Sensai e poi spolvero su la poudre Lumiere, un effetto meraviglioso. Restando in tema ovviamente viso, questo è il prodotto che io sto letteralmente amando, forse l'avevate già visto, ve ne ho già parlato, il Prep and Fix, il Glow Mist, uno spray che si va ad utilizzare al di sopra del fondotinta o del make up. È uno spray, ragazze, che ha una fragranza meravigliosa, anche adesso me lo spruzzo, ed è un prodotto che ravviva proprio il colorito del fondotinta, nel senso che a volte il fondotinta si va a, diciamo, a impolverire, si va ad asciugare, questo lo rinfresca e lo ravviva, quindi per il make up veramente ideale. E poi è una fragranza deliziosa, fiorita, che è meravigliosa, quindi è un piacere ed è un lancio che non credo resterà in gamma, quindi nonostante sia bello grande, ma me lo centellino. Passando alla zona perioculare, ve ne ho già parlato, ma siccome mi ha accompagnato nel mese di febbraio è stato uno dei miei preferiti, il Geisha Lift, il correttore nella colorazione 123. Io utilizzo questo colore, un astuccio particolare fluffy, vedete, piatto, riesce a prendere proprio tutta la zona perioculare e questa è la sua colorazione. Vi stende senza asciugarvi la zona perioculare, si assorbe immediatamente, però non andando a incuniarsi nei segnetti di espressione. È un correttore liftante e vedete, questo, diciamo, albicocca va anche a schiarire un po' le occhiaie, che in questo periodo tra borse, occhiaie, un po' di, diciamo, di tensioni al lavoro, un po' di affaticamento, un po' di cambio di stagione, c'è tutto praticamente, e quindi c'è da correggere l'impossibile, e avendo questo color albicocca mi va proprio anche a sia correggere che a coprire la zona perioculare. Come vi dicevo, questo è il mese ed è il tripudio delle palette. Voglio restare in tema viso e questo è stato un grandissimo innamoramento. Maria Laura me l'ha regalata e io già conoscevo le polveri di Smashbox per gli occhi, ma non avevo mai provato. Ta-da! La The Cali Contour Palette, veramente una palette che vedrete all'opera, meravigliosa, bellissima, una palette. Io sto usando moltissimo questa combo di questi tre colori stupendi tra di loro e questo lo applico sotto l'arcata sopraccigliare, ma polveri che veramente fanno pochissimo fallout, polveri che veramente quando le stendete vi restano tutta la giornata, non si insinuano nelle rughette di espressione e mi piacciono veramente moltissimo. Io ora mi ho messo tre colori, ma guardate come sono belle. Si possono utilizzare anche da blush, da terra, per un contouring. Voi mi chiedete sempre perché io non faccio mai un contouring, perché io onestamente non mi piace farlo su di me, perché trovo che comunque non avere un viso che abbia bisogno di un contouring, anche più di una volta chi mi ha truccato me l'ha detto, però fondamentalmente non amo il grafico, quindi vederlo in maniera sproporzionata. Ancora non ho bisogno di correggere determinati tipo zone qui sotto o comunque altro, e quindi io non lo utilizzo tanto, però la terra in questo caso, questa lo utilizza moltissimo, questa come vi ho detto, questa come arcata sopraccigliare, credo che questa con il periodo estivo la utilizzerò moltissimo, quindi sono stata contentissima perché è una polvere sottile, è una polvere che resiste, non fa eccessivi fallout e devo dire ancora una volta i prodotti di Smashbox sono veramente una grandissima scoperta, ma perché queste non le conoscevo se non quelle degli occhi, ma una conferma veramente della bontà del brand, quindi sono stata contentissima di averla avuta regalata e per me è veramente un promosso e forse un mai più senza. Restando in tema palette, grandissimo, grandissime queste tre palette, ragazze, cioè parliamone. Allora,
La Stiletto di Marc Jacob. Io l'avevo vista, l'avevo, mi avete detto, mi avete chiesto anche di farvi un get ready with me e arriverà, non vi preoccupate. E mi piace perché nonostante, cioè, siano, potrebbe sembrare invernale, io la trovo attualissima anche adesso. È meravigliosa. C'è questo colore che poi ho applicato addirittura con i polpastrelli, ma voi dovete vedere che cosa è, cioè che cos'è. È stupendo con queste cangianze, olografico, veramente bellissimo. I colori di Marc Jacob sono altamente pigmentati, sono pieni, durano tutta la giornata. Io ovviamente li utilizzo sempre con un primer, però sono fedeli, non si alterano, non vanno via nelle pieghette di espressione. Insomma, mi è piaciuta una palette bellissima. Vorrò provare anche qualche altra palette, non solo anche i mono, perché li trovo veramente borrosi. Sono anche poi molto grandi e mi piace perché è un packaging molto stiloso, nonostante purtroppo l'unica cosa che si vede le ditate su, però su questo ci si può passare. Un'altra palette che mi è piaciuta moltissimo è la Mini Natasha Denona, eccola qua, la Mini Star Palette. È una palette comoda, pratica, versatile. Io non conoscevo le polveri di Natasha Denona, non fanno eccessivamente fallout, sono molto resistenti. La gamma cromatica mi piace moltissimo. Vi mostro questo colore, cioè guardate com'è pieno, come pieno è anche questo, forse è l'unico che io vado ad utilizzare con i polpastrelli ed sono, diciamo, anzi gli unici due che io utilizzo con i polpastrelli e non con i pennelli, ma sono veramente pieni. Sono cangianti, sono olografici, veramente meravigliosi e sono veramente super resistenti. Questo dorato poi anche a poco poco qua si può applicare, quindi mi è piaciuta moltissimo. Chi mi conosce saprà che io o ancora oggi ho la shade light della palette, shade light palette di Becca, ecco, e l'adoro. Pigmento puro, colori luminosissimi, mi piace perché è molto scrivente e l'adoro. Quando ho visto questo ho detto assolutamente, mi sono già trovata benissimo con quella, voglio assolutamente provare quest'altra. E la Volcano Goddess non mi ha per niente ovviamente delusa. Questi sono i colori stupendi, meravigliosi, pigmentati, fanno un po' di fallout. L'unico che forse non è eccessivamente scrivente è il Diamond Dust, nel senso che vedete, si addensa un po' come tono, ed è l'unico che forse, ecco, non mi piace moltissimo, ma poi per il resto vedete si addensa un po', non vi so spiegare. Luccichio mi sembra non definito, e il granello del pigmento un po' spesso, quindi onestamente è l'unico colore che di questa palette purtroppo a me non mi è piaciuto, ma poi per il resto veramente è una bellissima palette. Manca forse, a parte il Midnight Sapphire, questo blu scuro, un colore un po' più scuro, ma poi da piega palpebrale, da transizione, illuminante, per creare i contrasti, devo dire, giocare poi di colori di transizione, devo dire che con questa palette ci siamo veramente tanto. Voglio concludere con questo rossetto, che mini rossetto che mi è piaciuto e che assolutamente vorrò prendere, ma che avete già visto, è il rossetto di Avon in questa mini taglia, ed è il Gilded, quindi è un rossetto semimatta, una consistenza satinata molto cremosa, resistente, e questo è il colore ed è un bordeaux malva prugnato, veramente bellissimo, con una punta di rosso che sicuramente anche adesso in primavera estate, è un colore che userò e che utilizzerò, perché sono colori che mi stanno a mio avviso benissimo. E poi ha una consistenza molto morbida. Non conoscevo ovviamente i rossetti di Avon, conoscevo altri prodotti, ma è stata una piacevolissima scoperta, nonché un super preferito.
Bene ragazze, questi sono stati tutti i miei prodotti preferiti degli ultimi 2 mesi. Fatemi sapere quali sono stati i vostri. Non dimenticate di spolliciare se il video vi è piaciuto, di attivare le notifiche del campanello per essere sempre aggiornate e ovviamente di iscrivervi al canale. Io come sempre vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e se vi va, e come sempre, ci si vede ad un mio prossimo video. Ciao!